Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questa recensione di Shadows Awakening. Shadows Awakening viene prodotto da Games Farm e distribuito da Calypso Media e si va a inserire in una saga più grande di cui ero inconsapevole fino a che non ho affrontato questo gioco, ed è la saga di Heretic Kingdoms. Saga che inizia nel 2004 con Cult Heretic Kingdoms, un gioco di ruolo hack and slash molto ispirato da Diablo, e continua poi nel 2014, cambiando produzione, passando a Games Farm con Shadows Heretic Kingdoms, e adesso nel 2018 esce oggi il terzo capitolo, che è Shadows Awakening. Il punto cardine, diciamo, di questo gioco di ruolo, appunto prettamente hack and slash, comunque come stampo, è quello di avere due mondi differenti che convivono nello stesso tempo: quello delle ombre e quello normale, dei viventi, diciamo. Quello delle ombre è una sorta di al di là. Ma più che al di là, un limbo, ecco, in cui ci sono delle anime che sono bloccate tra l'al di là e la vita terrena. Sono dei morti che sono appunto rimasti bloccati tra i due mondi. Nel terzo capitolo, quello di cui sto parlando, Shadows Awakening, controlliamo il Devourer, che il Devourer è una sorta di divoratore di anime, appunto, come dice il nome. È un demone che viene convocato da un potente mago di cui all'inizio si sa davvero poco, probabilmente forse era approfondito nei giochi precedenti. Comunque viene invocato da questo mago perché c'è una situazione che deve andare a sbrogliarsi. C'è un'inquisizione, una sorta di guerra religiosa per condannare dei maghi, degli stregoni a rogo. La trama si svolge molto più andando avanti, quindi non vorrei spoilerarvi troppo su che cosa effettivamente salta fuori, perché all'inizio siamo proprio buttati dentro il gioco senza molte conoscenze su quello che è l'intorno, ecco, dell'ambientazione, della lore. Appunto, partiamo con questo demone che si muove quindi nel mondo delle ombre, e andiamo poi subito a scegliere uno tra tre personaggi, un po' come la scelta del Pokémon Starter iniziale. Abbiamo tre personaggi con tre classi differenti: abbiamo un guerriero, abbiamo un arciere e abbiamo una maga. E in generale, per tutto il gioco, avremo tre classi di personaggi che possiamo incontrare, principalmente poi ognuno con delle abilità differenti, che sono appunto divisi in guerrieri, in arcieri e in maghi. Questo perché il divoratore, il nostro demone, che è il personaggio principale che ci porta alla sconfitta se per caso muore, andrà durante il gioco ad assorbire delle altre anime. Cioè la prima è quella di partenza, per forza la incontriamo, altre cambieranno in base alle scelte che faremo durante la trama. E quindi avremo la possibilità di customizzare il nostro party con un massimo di 4 membri. Di cui uno è il divoratore, appunto, scegliendo quelle che poi dopo andremo a sbloccare più avanti, avendo fino a un massimo di 4 personaggi presenti nel nostro party. Presenti non contemporaneamente, perché si switcha da un personaggio all'altro, quindi si è un personaggio alla volta, però sono tutti, diciamo, come se fossero tutti in un corpo solo, no? Perché sono tutti posseduti dal divoratore, quindi il divoratore entra nel mondo dei viventi con una di queste anime, che si muovono appunto all'interno del mondo dei viventi, perché è come se fossero degli esseri viventi. Tra cui il nostro protagonista avrà la storia principale, diciamo, seguirà il nostro protagonista, che è l'anima prima che abbiamo assorbito. Per quello cambia molto la storia tra una cosa e l'altra, perché dipende molto dal personaggio e dalla classe che abbiamo scelto all'inizio. Ad esempio, nel primo capitolo ci troveremo all'interno di una città assediata di stampo molto arabo, in cui, in base a chi avremo scelto, troveremo dei personaggi che quel personaggio conosceva già prima di morire, con delle trame che cambiano da uno all'altro. Allora, io adesso non ho avuto la possibilità di provare il gioco sotto tutti i suoi aspetti perché me l'hanno mandato 4 giorni fa, quindi non ho avuto assolutamente il tempo di provare tutti i vari aspetti, appunto, delle trame e le varie possibilità che vengono aperte scegliendo un personaggio oppure l'altro. Comunque si nota, ovviamente,
molto bene, che in alcuni punti della trama li otteniamo solo perché abbiamo avuto quel personaggio. E allo stesso modo avremo possibilità di sbloccare alcune anime piuttosto che altre in base al personaggio che abbiamo scelto all'inizio, piuttosto alla scelta di alcune queste principali o di alcune queste secondarie. Forse principale quella è legata al personaggio. Parlando di gameplay, il gameplay è molto bello, soprattutto per questo alternarsi di luce e ombra, diciamo, dei due regni, per cui abbiamo dei mostri diversi, dei nemici diversi all'interno dei due regni e delle tattiche differenti che ci portano sia da un regno che nell'altro regno, con la possibilità di switchare tra i due regni per delle tattiche più avanzate, magari per attivare un'abilità con il divoratore, poi dopo passare con un altro personaggio, poi switchare all'altro personaggio ancora che mette il rallentamento, quello stun o quel buff per il party. Quindi è anche molto dinamico, è bello come gameplay ed è divertente da giocare. Graficamente il gioco è molto interessante anche come comparto sonoro e come doppiaggio, è molto fatto bene. È in inglese con sottotitoli, quindi la possibilità di comprendere comunque quello che viene detto a schermo. E dicevo, il comparto grafico con anche delle cutscene davvero di molto pregio e con delle schermate di caricamento molto ben fatte. Il mondo è un mondo con una grafica standard da hack and slash alla Diablo, diciamo alla Path of Exile, quindi non aspettatevi la grafica super mega eccezionale, però è davvero una grafica che ci sta del tutto con un hack and slash isometrico come è Shadow's Awakening. Se devo dare un punto negativo, forse lo darei più che altro al prezzo, perché a fronte di una durata di circa 15 ore, che comunque sono rigiocabili, quindi si può arrivare ad avere una durata anche più di 45 ore facendo le tre trame differenti, che non sono poi del tutto differenti, perché le location sono uguali, cambiano un po' di cose all'interno della trama, il prezzo è di 40 euro, che è comunque un prezzo abbastanza importante, diciamo. C'è attualmente il 15% di sconto, non so se lo manterranno il 15% di sconto per qualche giorno dopo l'uscita o se era solo per il pre-order, perché io sto registrando questo video ovviamente prima che esca il gioco, e quindi forse quello è un pochettino alto, perché per un gioco del genere io avrei capito forse una trentina di euro, 40 sono già una decisa spesa. Però comunque devo dire che è un gioco che vale, è un gioco che vale, io ne sono rimasto soddisfatto. È stato molto piacevole, è stato divertente, sia dal punto di vista della trama, che appunto non è la roba sconvolgente, però accompagna bene la partita e il gameplay è divertente. Ci sono degli enigmi ben gestiti, interessanti, quindi io mi sento davvero di consigliarlo a voi tutti amanti dei giochi di ruolo, o in particolare appunto dei giochi di ruolo hack and slash isometrici come Shadows Awakening. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, buona giornata.